Noi abbiamo riscontrato dalle attività operative dei volanti una presenza di armi che incomincia a destare delle preoccupazioni, perché nel breve volgere di un paio di mesi abbiamo sequestrato in più occasioni armi proprio da sparo e in alcuni casi anche armi modificate. Quindi riteniamo che allo stato attualmente a Benevento circoli un alto numero di armi e quindi invito tutti ad avere atteggiamenti molto di prudenza, molto di tranquillità in ogni momento. Ecco, per questo periodo estivo ci sarà un'intensificazione di controlli per la sicurezza in città? Sì, nel periodo estivo come sempre adesso d'accordo con la prefettura attueremo tutto un piano di controllo del territorio che va in due direzioni, sia diciamo, un controllo diretto delle strade ma anche un controllo finalizzato a evitare, insomma a limitare quelli che sono i furti in appartamento presso i domicili di famiglie che partono per le vacanze. Una sicurezza che sarà elevata come controlli anche in occasione di eventi diciamo culturali, momenti di spettacolo insomma, che ci attendono soprattutto nella seconda parte di agosto. Sì, adesso abbiamo tutti gli eventi, quelli di Piazza Risorgimento, dove sulla base delle esperienze precedenti cercheremo di evitare alcuni disservizi che si sono verificati negli anni passati.